abbiamo perso il Corriere e la democrazia italiana ha perso il suo più grande giornale, perché il giornale è perso. Io so chi lo dirigerà, è una persona onesta e per bene, ma non è come era il mio amico Ferruccio. È uno scandalo che abbiano licenziato il povero Biagi. Mi sento, scusate, ma è scherzo. Se io sono capace di mangiar via Biagi e Santoro, figuratevi voi che contate molto, molto meno, siete tutti condannati. Nessuno può alzare un dito, nessuno può alzare il sopracciglio, perché Berlusconi è spietato. Ci siamo poi dedicati ai casi di censura quotidiana, al TG1, nei GR. E spesso il direttore dice ai giornalisti: guardate che mi è arrivata una telefonata, questa cosa non si deve più vedere. È successo sempre, è questione di dosi, ma con questa gravità, con questa violenza non era successo mai. Intere notizie che non vengono date. Oppure l'immaginazione, no? La priorità delle notizie è scelta con criteri che non sono giornalistici, ma rispondono a logiche diverse, di carattere più politico. E poi a casi di censura, diciamo, strutturale, come quella di La Sette, preventiva in qualche modo, cioè dato che La Sette potrebbe essere una televisione libera, noi la ammazziamo subito nella culla in modo che così non potrà essere libera, e quindi la facciamo comprare da uno che poi teniamo sotto scacco, gli facciamo dei favori, lui ce ne fa a noi, insomma ce la tiene bassa e non ci chiama quelli che noi abbiamo cacciato dalle altre 6 televisioni, perché sennò è inutile. Zapatero è andato al potere e ha immediatamente iniziato l'abolizione della legge che consentiva al primo ministro di nominare i vertici della televisione pubblica. Io spero che questo sia un processo irreversibile, cioè che la gente lo chiederà anche in Italia quando sarà caduto il regime, se mai cadrà, perché non credo che sia più tollerabile che i partiti nominino la televisione pubblica. Credo che sia quello il problema, che prescinde da Berlusconi, perché la RAI se l'erano mangiata molto prima che Berlusconi pensasse di fare politica, e lui poi è intervenuto approfittando di questa che era una situazione che altri avevano creato. Per cui questa è la ragione per cui i partiti al centro-sinistra non ti vengono dietro quando fai questi ragionamenti, perché non lo trovano affatto strano. Per me non è giornalismo televisivo presentare dei formaggi o andare a porre il microfono al potente di turno. Giornalismo è essere indipendente, significa porre domande e soprattutto, ragazzi, porre la seconda domanda. Questa è la cosa più importante. Quando il politico di turno, sia di destra o di sinistra, ti ha detto una fesseria, è la seconda domanda che è importante, perché lo devi smascherare. Questa parola, smascherare.